È guerra aperta fra gli albergatori aquilani, neanche troppo compatti nella protesta. Il commissario alla ricostruzione Chiodi, gli esercenti avevano annunciato la volontà di sospendere i servizi di pulizia a cambio della biancheria e ristorazione agli sfollati ancora oggi ospitati negli alberghi, in segno di protesta contro i ritardi con i quali ricevono i pagamenti delle spettanze. Non è la prima volta che gli albergatori sono costretti a paventare l'interruzione dei servizi e non è neanche la prima volta che il commissario, per tutta risposta, annuncia il pagamento di parte delle spettanze, così da far rientrare la protesta. Un film già visto, insomma, che oggi si ripete. Di nuovo ci sono solo i toni che si alzano. Per Chiodi, gli albergatori stanno assumendo un atteggiamento disumano. Il governatore va giù duro contro gli albergatori aquilani poco solidali, dice, con i loro stessi concittadini. Mi sembra di rivivere la vicenda di Villa Pini, dove un imprenditore si faceva scudo umano dei dipendenti per cercare di ottenere di più. Io questa è una cosa che non accetto, la ritengo assolutamente scorretta, perché modi per risolvere il problema, se loro ritenessero di avere dei diritti diversi da quelli che hanno gli altri albergatori abruzzesi, possono usarli, possono farli. Sono poco più di 2.600 gli sfollati ancora costretti a vivere in una stanza d'albergo. Il pagamento delle fatture da parte del commissariato è fermo al mese di febbraio. Gli ultimi bonifici per poco più di 2 milioni e mezzo di euro sono stati firmati ieri sera. Lei ritiene normale che gli albergatori delle province di Teramo e delle province, di altre province abruzzesi non si lamentino e continuino a dare i servizi ai terremotati nonostante che hanno le condizioni di pagamento peggiori di quelle degli aquilani? Qui sono aquilani, quindi io sono una cosa che ritengo accettabile. Laconico sulla vicenda il commento del sindaco Massimo Cialente fino a qualche settimana fa, vicecommissario con delega all'assistenza alla popolazione. Spero che avvenga immediatamente questo passaggio di questa contabilità e che ci sia una solerzia assoluta da parte della SGE, che lei sa, però io ho sempre detto che ha dei problemi.